Una donna nuda ci dà le spalle, non la conosciamo, ma siamo comunque attratti dal suo modo di fare, gentile e delicato. Quasi sembra che la stiamo spiando involontariamente. E in questo nudo Anger ha creato quello che sicuramente è uno dei più grandi ritratti di spalle della storia dell'arte. Un'opera dal perfetto equilibrio tra distacco ed intimità. Io sono Clelia e oggi scopriamo la Bagnante di Valpinzone di Ingres del 1808. Il video è diviso in varie sezioni, quindi se sei interessato ad una di queste nello specifico, ti consiglio di andare al minuto che ti interessa e trovi tutte le sezioni anche in descrizione. Il titolo di quest'opera sicuramente incuriosisce chiunque attraversi le sale del Louvre di Parigi, dove è conservata. Magari mentre si è lì non si sa se si tratta di un luogo geografico, del nome della protagonista, e invece in realtà prende il nome dal suo compratore del 1822, Leonard Valpinzone, che possedeva il lavoro prima che fosse acquisito poi dal Louvre nel 1879. Il titolo originale si pensa infatti fosse più semplice, La donna seduta. La storia racconta che Ingres, in quanto uno dei vincitori nel 1801 del famoso premio di Roma dello Stato francese, si deve spostare da Parigi a Roma, appunto. Ma la mancanza di fondi e l'instabilità economica e politica della Francia in quegli anni gli impediscono il viaggio in Italia. Viene quindi rimandato a qualche anno dopo e Ingres si sposterà a Roma effettivamente tra il 1806 e il 1810, diventando uno studente dell'Accademia di Francia in Italia. Qui nel 1808 dipinge La Bagnante di Valpinzone. L'opera è un po' un manifesto dei suoi progressi da artista e una dimostrazione per lo Stato francese di aver investito bene i propri fondi con il premio. I premiati infatti dovevano inviare diversi lavori a Parigi in modo che le autorità potessero assicurarsi di fare buon uso dei finanziamenti statali. Questo è stato uno dei dipinti che Ingres ha scelto per rappresentare i suoi progressi, quindi una sua scelta personale. La ricezione dell'opera da parte della critica, come quella di altri primi dipinti di Ingres, è stata fantastica. Alcuni dei critici del tempo appoggiano il suo lavoro. I favorevoli credono che le figure come questa addirittura mancassero nell'arte tradizionale francese del tempo. E in particolare per quest'opera viene sottolineato dalla critica come, solitamente, le donne apparissero piuttosto magre e meno formose. Ingres, tuttavia, guarda oltre il naturalismo, diciamo convenzionale, ed è pronto a modificare o esagerare le apparenze della donna per il bene dell'armonia dell'opera. È un disegnatore bravissimo ed è in grado di rappresentare con precisione l'anatomia della figura umana, ma ha anche un'alta concezione dell'arte in cui le imperfezioni della natura devono essere, diciamo, corrette per creare una bellezza ideale. Questa visione della bellezza ideale è influenzata dal suo maestro David. David è al tempo il principale rappresentante del neoclassicismo in pittura e il suo obiettivo è quello di far rivivere lo spirito e lo stile del mondo classico dei Greci e dei Romani. Ancora più importante di David, tuttavia, è l'effetto che Roma ha su Ingres. Qui viene ispirato non solo dall'arte antica, ma anche dai dipinti del Rinascimento e soprattutto dall'opera di Raffaello. C'è qualcosa in comune infatti tra l'equilibrio dell'arte classica e i dipinti di Raffaello e David. Ingres ama entrambi, ma per alcuni aspetti non vuole essere uguale ai suoi maestri, in particolare è molto molto interessato allo studio della prospettiva e preferisce invece rappresentare la bellezza attraverso il disegno e la linea. Quindi nella Bagnante di Valpinzone è più interessato a creare contorni fluidi del corpo della donna che a suggerire la sua struttura ossea. Tutto questo è particolarmente evidente nella gamba destra della donna. Il corpo qui è disegnato direi con grazia, ma se lo guardiamo da vicino sembra essere stato aggiunto dopo, subito dopo che i drappi bianchi sono stati inseriti, quasi come se fosse scollegato dal corpo. L'ampia area della schiena sembra quasi una forma astratta, ma allo stesso tempo trasmette bene l'elasticità della pelle. Ingres ha sempre sottolineato il primato del disegno sul colore, ma in realtà ha spesso creato degli effetti di colore secondo me fantastici. Tanto che quando il dipinto viene mostrato all'Esposizione Universale di Parigi del 1855, i critici d'arte Edmond e Jules de Goncourt paragonano Ingres a uno dei massimi maestri della pittura. Secondo loro, Rembrandt stesso avrebbe invidiato il colore di questa figura di donna. E l'uso della bagnante è solo parzialmente visibile, quindi l'attenzione è attirata ancora di più dal suo turbante a strisce. I turbanti appaiono per la prima volta in dipinti europei nel 400 e ai tempi di Ingres apparivano spesso in una corrente d'arte chiamata orientalismo. Questo termine descrive la moda delle immagini ispirate al vicino e al Medio Oriente e al Nord Africa. L'invasione di Napoleone in Egitto, infatti, nel 1798 era stata ovviamente un elemento di accelerazione di questa moda,
una moda che è presente al tempo in diversi paesi europei, ma in particolare in Francia. Alcuni altri nudi di Ingres, per esempio, sono più legati alla tradizione orientalista e raffigurano addirittura soltanto delle odalisque, quindi delle schiave o concubine in un harem. Ma torniamo alla nostra bagnante, protagonista dell'opera. Il contorno liscio della spalla di sinistra incarna l'approccio che potremmo definire idealistico di Ingres verso la rappresentazione del corpo femminile. Tutte le parti spigolose e le irregolarità che si trovano in un corpo reale e che indicano la presenza quindi di ossa e tendini sotto la pelle, qui non ci sono. Sono state sostituite da una spalla perfetta. Inoltre poi dei tessuti, dei panneggi bianchi, sono avvolti intorno al gomito sinistro della bagnante. Probabilmente Ingres ha incluso il drappo qui solo per motivi pittorici, per ammorbidire quello che altrimenti sarebbe stato il contorno un po' appuntito del gomito e per fornire un contrasto di colore con la pelle della bagnante. E Ingres è un geniale pittore di tendaggi e tessuti. Qui le tende, con il loro colore scuro e le pieghe profonde, aiutano infatti a enfatizzare la perfezione della pelle della bagnante. C'è una colonna di marmo nella parte inferiore che sembra quasi coperta dalla tenda. Qui Ingres ha firmato e datato l'opera. L'unico movimento evidente nel dipinto proviene dal getto d'acqua che viene fuori dal beccuccio decorato della vasca. Si tratta dell'unico dettaglio che potrebbe suggerire il luogo esotico in cui è ambientata la scena. E se pensiamo a quest'opera dal punto di vista della composizione, ci rendiamo conto di come sia monumentale. Questo deriva dalla sicurezza di Ingres nel posizionare e bilanciare ogni forma nel suo lavoro. Le verticali, infatti, create dai drappi, ritornano leggermente nelle forme del corpo della bagnante. La linea per lui ha la precedenza sul colore, però dimostra comunque una bravura nel bilanciare le masse di carne e tessuto l'una con l'altra. E se sei arrivato fin qui, benvenuto nell'Arte Club per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera o l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag Arte Club e preparati per scoprire la chicca del video di oggi. La lunga carriera di Ingres si divide principalmente tra Parigi e l'Italia, dove vive tra il 1806 e il 1824 e poi di nuovo tra il 1835 e il 1841. Inizia il suo primo periodo italiano come studente dell'Accademia di Francia a Roma e trascorre invece il secondo periodo come direttore della stessa Accademia. Nella primissima parte della sua carriera il suo lavoro è considerato stravagante dai critici più conservatori, ma con il passare del tempo diventa una delle figure più ammirate nell'arte francese. Oltre ad essere uno dei più grandi ritrattisti del nudo femminile, è famoso per i suoi dipinti di soggetti storici, mitologici e religiosi e come ritrattista. Lui stesso ha deciso di lasciare moltissime di queste sue opere alla sua città natale in Francia, dove ora c'è un museo a lui dedicato. Ma tornando un attimo alla bagnante di Valpinzon, non posso non raccontarvi delle influenze che quest'opera ha subito ma anche avuto nella storia dell'arte e soprattutto su altre opere dello stesso Ingres. Abbiamo infatti detto che è un perfezionista e che spesso elabora più volte i suoi temi preferiti. Nel dipinto dal titolo Il bagno turco del 1863, ad esempio, una delle figure principali deriva chiaramente dalla bagnante di Valpinzon. Si tratta della nostra protagonista che ritorna come la ragazza che suona il mandolino. Il bagno turco è un capolavoro realizzato da Ingres quando ha ormai circa 60 anni, ma gli spunti presi dalla bagnante di Valpinzon di più di mezzo secolo prima sono davvero molti ed entrambe le opere si trovano al Museo del Louvre di Parigi, dove sono conservati anche altri stupendi capolavori della nostra storia dell'arte, alcuni dei quali saranno protagonisti dei prossimi video. E se questo video in cui abbiamo scoperto qualcosa in più sulla bagnante Valpinzon di Ingres ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale per non perdere i prossimi video legati ad arte, viaggio e mercato. Ti suggerisco inoltre di dare un'occhiata al mio video sull'Olimpia di Manet o a quello sulla donna più bella dell'arte, la Venere di Botticelli. Grazie e alla prossima!